Ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale di NeoTrip e bentornati in un nuovo episodio di Frostpunk. Molto bene, siamo ancora qua, ma il malcontento è aumentato un po', però noi facciamo così, facciamo un po' di pattuglia e il malcontento, bam, diminuisce. Quindi siamo a posto. Va bene, dai, la gente crede in noi e noi non la deluderemo. Andiamo avanti con il tempo. Questi stanno tornando tutti, sono tutti in attesa qua, che non... Ah, sono in attesa da noi, però, vero? Sì. Ok, quindi fatemi vedere. Richiamo tutti i ricognitori 04, ma stanno già richiamati? Perché non posso... Cioè... Come faccio? Li ho richiamati, stanno qua! Che devo fare? Ah, sciogli! Così devo fare? Ma è così che si fa. Sì, ok, quindi sciogliamo. Bene. Non avevo capito. Quindi questi stavano lì a fare un tubo. Ok, è stato studiato. Perfetto, quindi lavoreranno più velocemente. Automaton medici, automaton... No, automaton basta. Qua stiamo a posto con la fabbrica. Risorse, stiamo a posto. Miniera di carbone avanzata. Mi serve un nucleo di vapore. Per... Tre me ne servono per farne una. No, va bene anche la seconda, dai. Tanto il carbone stiamo messi bene. Riscaldamento. Ragazzi, andiamo su col riscaldamento e proviamo ad aumentare la portata del generatore. O se no l'efficienza, dai, l'efficienza. Prima l'efficienza e poi la portata. Queste sono le due tech che mi premono di più attualmente. Quindi questi quando tornano ci porteranno anche la tecnologia per il generatore. Eccola qua, infatti. Il codice, come possiamo stare messi qua? Codice, vediamo un po'. Firmato, capo squadra, firmato. Nuovo ordine. Sono in coatto, cos'è sta roba? Con l'introduzione del nuovo ordine, chiunque dia adito a dubbi sarà considerato un traditore. L'obbedienza sarà la massima virtù, un aspetto senza il quale la città non potrà sopravvivere. Chi non confermerà sarà rimosso. Ah, quindi dittatura proprio. La speranza non tornerà ad essere un problema. I londinesi dovranno rinnegare le proprie opinioni. Si creerà un patibolo per le esecuzioni. Qualche londinese morirà. Alcune persone si opporranno a questa legge. Alcuni loro moriranno. Aia! La firmiamo sta roba. È una roba di dittatura. Dittatura, cacchio. No. Io ragazzi non la firmerei, cioè la firmerei proprio solo se ne ho bisogno, perché la speranza qui, dai, è troppo alta, non mi serve che non sia un problema, già non lo è. Ok, questo è già stato studiato, aumentiamo la portata del generatore e andiamo a vedere che cacchio succede qua. Col carbone ragazzi stiamo messi bene, cioè col cibo stiamo messi bene, siamo a 3000 razioni, io direi che allora a sto punto mi faccio un altro magazzino grande, sti cacchi. Stocchiamo ancora più cibo. No, facciamone altre due, dai. I magazzini. E la strada non so se ci arriva, però. No, sì, ci arriva. Arriva di qua. Vabbè. Facciamo altri due magazzini e... Sti cacchi, cioè. A questo punto. Qua, che cacchio sta succedendo qua? Tutta raccolta? Buttacelo un altro, va. Ok, automatron come stiamo messi? Ne abbiamo fatto uno? No. Stanno lavorando qui? No. Qui? Abbiamo due nuclei di vapore, perché che non mi stai facendo gli automatron? Boh. Ok, sciogliamo tutti. No! Questi. Sciogli. 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 Ok. Aspetta che la tempesta colpisca la città. Ma dovrebbe essere tipo qua, giusto? La tempesta. Temperatura calerà di un livello. Qua calerà di un livello. Qua calerà di un livello. Caleranno tutti di livelli. Ok. Andiamo avanti, ragazzi, veloci. Adesso dobbiamo solo aspettare la tempesta. Perché c'è qualcuno senza casa? Bella casa. La facciamo qua, dai. Facciamone due, così almeno stiamo tranquilli. Magari questi in infermeria poi saranno con la casa. Guardate, facciamo anche di case in più. Facciamo una qua e una qua non ci sta. No, ma ci stanno qua, dai. Ma fatele ste case, ma che cazzo.
Magazzino grande, sto credendo il carbone, visto che attualmente è la risorsa che mi serve di più. La legna, ragazzi, anche se non lavora la legna lo stesso. Qua manca la strada. Devo provare a costruire questa strada. No, scusate, perché non la posso costruire? No, ma dove cazzo è che manca la strada? Scusa. Qui? Boh, non lo so. Vabbè. Andiamo avanti. Dai, costruiscimi sta roba. Vediamo cosa stoccare qua. Io direi cibo. Devi stoccare più cibo. E qua stiamo arrivando circa 5 giorni. Mi serve una settimana. Cibo crudo, dai. No, crudo. Razioni alimentari, cambiare. Cibo crudo comincia a diventare un problema, perché lo stiamo pian piano finendo, eh. Allora, radiatori avanzati. No. No, a parte che finiremo praticamente tutto l'albero del riscaldamento. Lo finiamo, ragazzi. Non so se ce l'ho mai fatta. Finiamo. Però consumano di più, è quello il fatto, eh. Vabbè. Pace. Pace, pace. Ok, rifiniamo tutto. Va bene, andiamo avanti veloce. Qua stanno costruendo, perfetto. Qua hanno i turni di 24 ore, speriamo che non muoiano. Cosa è successo? Regresso sul lavoro, signore, le persone che lavorano presso la cucina oggi sono rifiutate di lavorare. Hanno intenzione di passare il tempo. Il tutto dell'intero turno pregando. Abbiamo lavorato come muli, signori, abbiamo fatto. Ma in cucina! Accettiamo le. Obbligateli a lavorare! Ma in cucina? Che si fanno turni minori di tutti gli altri. Cioè, ragazzi, nella cucina si fanno turni dalle 8 alle 18. Ok? In tutto il resto del mondo si fanno turni dalle 6 alle 20 e si lamentano pure, vogliono stare tutto l'intero turno a pregare. Ma stiamo deficienti! Ma cioè. Ma ve ne. Ma. Mondia. Ma licenziateli tutti! Dai, ma come si lamentano? Sono quelli che non dovrebbero lamentarsi. E questi che spaccano il carbone tutto il giorno e per. Dalle 6 alle 20 che gli facciamo quelli? Niente. Cioè, sei un cretino. Non è possibile, ragazzi. Questi si lamentano pure. Sono deficienti, eh. Scusa, perché non mi fai sta roba? Fammi sta roba! Sto facendo gli automatron, io non lo so. Allora, gli automatron li possiamo mettere a lavorare qua, però non ne ho perché questi non ne fanno. Ok, poi comincio a produrre protesi e sto vicino. Cioè. Ah, ecco perché non me li fanno gli automatron, perché sto facendo protesi. Ecco perché. Bene. Tipo, Leon, porca c'è la puttana, stai facendo le protesi, perché. Ecco perché. Grazie, grazie ragazzi. Poi me l'avete detto. Infatti adesso è stato costruito un nuovo automatron. Ah, frantumo a carbone, io qua ci metterei l'automatron. E ci metterei l'automatron. Scusa, qua cosa cazzo sta facendo? No, ce lo metterei qua, scusa. No. Metterei qua, automatron. Ma qua c'è già. Qua c'è già. Qua c'è già. Allora, uno. C'è già. Aspetta, frantumo a carbone, punto di raccolta. Aspetta, fammi zoomare di più perché non ci sto capendo una mazza. Punto di raccolta c'è. No, non c'è. Ok, adesso c'è. Qui l'automatron c'è. E qui l'automatron non c'è. Quindi lo mettiamo qua. Prossimo. Prossimo lo mettiamo qua. Dai, fammelo sto automatron. Stai facendo? No, c'è il tempo libero. Vediamo. Tenetemi aggiornato sti scontri. Per le scorte. Cacchio! Scontri per le scorte, sono 3000! Va bene, per 6 giorni, dai. Ce la facciamo, raga. Dove state a fare? Dai, metti dei specialisti qua. Quelli non lavoreranno più. Ah, ok, abbiamo finito anche il ramo qui. Va bene.
Riprogettazione, vabbè, adesso non mi interessa più. Protesi semplificate, non mi interessa. Risorse, raccolta efficiente, isolamento dei punti di raccolta. Facciamo l'isolamento. Sembra un po' più pro. La giornata della segheria non mi interessa. La segheria, cioè, il legno proprio non è. Cioè, potrei fare risorse, quello che fa il carbone dal legno, ma non credo che mi serva a sto punto. Cioè, sto estraendo abbastanza carbone e eccolo qua. Insomma, non credo proprio che mi serva. Il carbone durerà per 10 giorni, quindi stiamo alla stragrande a posto qua. 60 gradi, come stiamo messi la temperatura? Va bene, dai, uè. Cioè, non mi sembra proprio che la temperatura sia un problema, no? Ragazzi, silenzio il gruppo perché su Telegram stanno facendo un po' il disastro. Lo silenzio un attimo per un'ora. Poi guarderò i messaggi che stanno scrivendo i ragazzi. Comunque, ragazzi, se volete il gruppo Telegram, c'è il link in descrizione. Quindi potete tranquillamente entrare per parlare con gli altri. Parliamo di videogiochi, di PC, un po' di tutto, insomma. Siamo un po' allegri. Ok. Ah, se entrate nel gruppo del Telegram, ragazzi, è evitato, cioè, è evitato lo spam, perché insomma non è corretto verso chi crea contenuti. Insomma, i dialetti e insomma, le parolacce, nel senso offendere gli altri, ecco. Gruppo serio, un gruppo serio. Quindi vi aspetto lì. Vediamo un po'. Con la legna siamo al massimo, ma io ho capito che con la legna siamo al massimo, ma io non so cosa farci. Perché la speranza diminuisce? Che cazzo è successo? Oh, cosa avete fatto? Una calca si è venuta sulle scorte, signore. Una folla gente impaurita si è avventata sulle provviste e ha iniziato a saccheggiare tutte le nostre scorte. Siamo riusciti a respingerli, ma pretendono di avere legna per riscaldarsi e rinforzare la vostra. Ci servono 1300 unità di legna. Va bene. Non è un problema. Beccatevi la legna. Così mi liberate un po' i magazzini. Guardate, proprio capita a fagiolo questa cosa. Basta chiedere, non c'è bisogno di fregare, rubare e ammazzare in giro. Chiedetemi le robe e ve le do. Cioè, insomma. Stavo andando al 90%. Ah, perché c'è l'automatron qua, vero? In realtà no. Allora, l'automatron è stato costruito, lo mettiamo a lavorare qua. E abbiamo praticamente un casino di gente che non. Niente. Facciamo delle protesi. Cosa serve per fare le protesi? Sarà acciaio. Sì. Non è un po' là. Queste protesi, così almeno. Tanto l'acciaio c'è. Si fanno sempre. Che ti frega. Ok. Ma la tempesta arriva o non arriva? Perché non lo so. Io vado veloce qua. Tanto, ragazzi, non ho più niente da fare. Solo le ricerche devo fare. Potrei fare il codice qui. Ma che cavolo faccio? Sovraffollamento. Razioni extra per i malati. Facciamo sovraffollamento. Il malcontento aumenterà. Ma c'era la guarigione, l'azione extra, ma sì, facciamo così, dai. Tanto possiamo attivarle noi, credo. Dai, facciamo un po' di isolamento punti di raccolta, ok. Cosa possiamo fare ancora? Ottimizzazione e estrazione del carbone. Ottimizzalo, che ti frega. Turni lunghi qua non sono più necessari perché tanto non mi serve che l'officina faccia turni lunghi. Vabbè, lasciamoli lì, tanto visto che non si ammalano, caldo c'è. Sì, non mi serve che facciano dei turni così lunghi comunque. Ormai abbiamo ricercato quello che dovevamo ricercare, guardate qua il riscaldamento, abbiamo ricercato tutto. Quindi siamo stati abbastanza veloci. Vabbè, la carbonaia è raccolta efficiente. Facciamo la raccolta efficiente e poi stiamo a posto. Ah, questo mi preme di fare. Aspetta, aspetta, aspetta. No, togli questo. Fermalo. Questo mi preme di fare. Dove erano? Attrezzi da caccia. Almeno così per un po' proveranno a cacciare un attimo più pro.
Insomma, perché le risorse di cibo crudo stanno un po' calando. Ne abbiamo solo 800 che però, ragazzi, penso basteranno. Qui i magazzini stanno strafoderati, mo adesso vediamo. Abbiamo un sacco di lavoratori che non fanno niente. Non vi lamentate. Abbiamo della disoccupazione in città. Preparati per la tempesta. Aspetta che la tempesta colpisca la città. Va bene. E qua stiamo lavorando un po'. Ragazzi, stanno andando a caccia. Va bene. Le tretti da caccia le vorrei sviluppare prima che arrivi il freddo gelo totale qua. È la morte finale, insomma. Facciamo sta tretti da caccia. Qua però un po' si ammalano è perché probabilmente le zone di lavoro sono un po' freddine. Bene, oh ma. Figazzi. L'acciaio stiamo messi benissimo. Adesso l'acciaio non è più un problema. Per risolvere il problema dell'acciaio facendo altri magazzini, ma magari gli faccio proprio un magazzino per l'acciaio, dai. Eccolo qua. Qua ci sta. Eccolo anche qua, va. Questi qua, ragazzi, sono tutti i magazzini. Passate un po'. Perché questo è zero? Ah, perché l'automatron si sta ricaricando. Infatti. Va bene, abbiamo fatto sta roba. Dai. I cacciatori adesso fanno un po' più di cibo. Isolamento per le serre. Selezione per le serre. Isolamento strutture mediche. Ma sì, strutture mediche. Meccanizzazione delle infermerie. No, lavoratori già li ho. Non so se possono lavorare però con la tempesta, le infermerie, vabbè, proviamo. Ma ci muove un po' di persone, è normale. Non può morire nessuno. È meno 70, ragazzi. Andiamo a vedere la temperatura. Freschino. Freschino, freschino, freschino. Cominciamo ad aumentare un po' il livello del generatore, ma. Non è sufficiente. Non lo so, vediamo un po' come stiamo messi il carbone. No, lo metto ancora, raga. Lo metto ancora. Vai. Ok. Sì. Va benissimo così. Va benissimo così. Au, state bene, eh? Cioè, voglio dire. Perché questo, il pub è freddo? Perché è sempre freddo sto pub? Saprei, dimmi tu. L'ho già studiato. Oh. Ma degli isolamenti. Però il pub è freddo. Vabbè, non ci andate. Risorsa stoccata. Cosa facciamo qua? Risorsa stoccata carbone, dai. Ah, volevo fare l'acciaio in realtà. Vabbè, ma che se ne frega, non ne facciamo un altro. Scusa, tanto per gradire. Va. Ecco. Un po' di magazzini grandi. Ok, il problema d'acciaio è stato risolto. Vai. Da qua mi puoi collegare, che tanto è così. Arriviamo un po' più in fretta. E ragazzi, la grande tempesta è in arrivo. Eccola qua. Dobbiamo solo sopravvivere, quindi vediamo un po'. Abbiamo 4.000 di cibo, dai. Isolamento serra è stato studiato. Va bene, c'è un altro isolamento. Isolamento serre 2. Serra industriale, selezione delle serre. Liste di controllo infermeria. Vai, guariranno più rapidamente. Vediamo. Veloce. Che è questo? Ah, beh, magazzino. Lo possiamo fare, dai, carbone. E qua. Cibo, razioni. Ok.
Qua acciaio, e hanno detto, dai, uno, facciamo l'acciaio, scusa, adesso. Ok. Qui carbone ancora, qui razioni alimentari ancora. Va bene. Uè, porca miseria, stiamo messi bene, dai. Ragazzi, proviamo a superare la tempesta. Vediamo. La temperatura cala a meno 80 gradi. La tempesta investe la città. Un'area di tempesta. Ah, generatore cigola e scricchiola sotto le stazioni dei venti. Va bene. I volti impalliti dei cittadini sono rivolti alle finestre che tremano dalle labbra tremolanti e escono canti di preghiera. Il freddo sarà brutale, la casa diventerà impossibile, il terreno della serra congelerà. Dovremo cavarcela solo col cibo che abbiamo conservato. La città deve sopravvivere. Perfetto ragazze, sopravvivi alla tempesta, siamo preparati per la lì della tempesta, la sopravvivenza passa attraverso l'attesa. Bene, allora la speranza, vabbè, diminuisce di brutto, ma chi se ne frega, perché noi adesso facciamo delle ronde, si può fare una ronda così, a... ecco, aumentiamo la speranza. Poi noi, che se ne frega, ci buttiamo della propaganda. E la tempesta, ragazzi, la vediamo nel prossimo episodio. Comunque, grazie a tutti per essere stati con me, ci vediamo alla prossima. E da Leontrip è tutto, ragazzi, e a buona gara a tutti. Ciao ragazzi, intanto ci facciamo il codice qua, adattamento, ci facciamo prima la legge sul triage. Ma sì. Non fermo un tubo, leggi, non fermo un tubo. Ciao. Fermo. Andiamo così. Ciao raga, alla prossima.